dicono basta, a questo punto non si può andare avanti così. Ma sì, noi diciamo basta e chiediamo anche alla cittadinanza e alle istituzioni locali di rendersi conto, già lo vivono le persone quotidianamente, sicuramente ne sono a conoscenza, però di provare insieme a dare un cambio, da uscire in modo tale da uscire da una situazione di emergenza per cercare di insieme invertire questa tendenza e promuovere un miglioramento. Si può riassumere in pochi punti cosa il governo deve fare subito per la scuola? Beh, basterebbe intanto non tagliare ogni anno il personale e le risorse economiche, già questo sarebbe un primo passo. Dovrebbe pensare che non è vero che finanziando sempre di più le scuole private si migliora il sistema formativo, educativo generale, perché comunque le scuole pubbliche sono un patrimonio collettivo e davvero sono stati capaci e sono ancora capaci di essere utili alla collettività. Un altro ragionamento che il Ministero dovrebbe fare è quello di capire che la cultura è un investimento, la cultura. Se non riprendiamo, 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 se non riprendiamo